la senti questa voce. Chi canta l'amore, la maglia d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto Non Capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 26. Buon martedì 10 novembre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, archiviata in fretta e furia la vittoria casalinga contro la Juve Stabia in casa Bari, è tempo di pensare al prossimo impegno domani. Domani sera c'è il Potenza di Capuano. Anche se non è giovedì, puntata odierna dedicata anche al passato biancorosso, quest'oggi azioneremo la nostra macchina del tempo biancorossa, immancabile il nostro sondaggio nostalgia. Avremo con noi un graditissimo doppio ex di Bari e Potenza. Bene, partiamo subito, ma prima vado a salutare chi mi affiancherà in questa puntata, vale a dire il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Ciao Riccardo, ben ritrovato. Ciao Nicola, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Bene, vi ricordo i contatti per interagire con noi, il 393-949-7483, ripeto 393-949-7483, il numero per le vostre chiamate, messaggi o note vocali, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker. Bene, partiamo subito, sondaggio nostalgia, entriamo subito nel vivo. La scorsa settimana abbiamo parlato di delusioni legate alla storia del Bari, ne abbiamo dette e raccontate tante, oggi invece parliamo di gioie. Quindi quello che vi chiediamo è: quale la più grande gioia da quando seguite il Bari? Quindi si fa riferimento a una partita singola, ad un evento particolare, ad una stagione intera. Quindi la più grande gioia, le più grandi gioie da quando seguite il Bari, quali sono? Riccardo, preparati che tra un po' chiederò anche a te, farò anche a te questa domanda. Inizio io. Allora, la nostra squadra ci ha regalato tante delusioni, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, ma sono state tante anche le gioie, i momenti di felicità e di goduria. Un'intera stagione, una singola partita possono rappresentare qualcosa di importante e storico, se vogliamo. Per quanto riguarda la stagione, credo che il campionato di Ventura in Serie A abbia regalato tante gioie, tante soddisfazioni, molte inaspettate, ad iniziare dal pareggio all'esordio sul campo della grande Inter di Mourinho, che qual era la squadra più forte del campionato. Ma la partita che più mi fece godere in quell'anno e che ogni tanto vado anche a rivedermi su YouTube fu la vittoria 3-1 contro la Juventus. Una delle vittorie più belle, perché ottenuta giocando un gran calcio e mettendo in mostra le migliori armi di quella squadra. Quindi Bari-Juventus 3-1, rigore di Barreto, gol finale di Almiron, insomma quella fu una partita mitica. Certo, non era la Juve, ancora la Juve schiacciasassi, però era vincere contro la Juventus è sempre qualcosa di importante e prestigioso. Ma se devo pensare ad una partita di alto godimento, non posso non pensare a Bari-Inter 2-1 con le reti di Eninai e Cassano. Era un Bari spuntato che si affidò a due ragazzini, fu una vera e propria favola. E poi quel gol di Cassano, senza nulla togliere al gran gol di Eninaia, l'azione del gol di Cassano resta qualcosa di memorabile. Infatti viene ogni tanto anche rilanciata dai media nazionali quando si parla di Cassano, anche quando si parla del Bari. Controllo col tacco, dribbling su Blanc e tocco d'interno a spiazzare il portiere nell'azzurro. Strepitoso, senza dimenticarci l'urlo del San Nicola. Io ero in curva e ricordo solo che dopo il gol mi ritrovai in un altro settore della stessa curva, non con altre persone. Infatti poi ci impiegai un po' di tempo per ritrovare il mio posto e i miei compagni di giornata. Quindi un'emozione indescrivibile.
Andiamo da Riccardo. Riccardo, la più grande o le più grandi gioie da quando segui il Bari? Ma io al posto numero uno ci metto la promozione del 2009, perché quello era un periodo anche un po' particolare per me, perché erano gli ultimi giorni per me da studente del liceo classico, e quindi di lì a un mese avrei sostenuto gli esami di Stato. Quindi diciamo che quello è stato un momento di passaggio, di transizione della mia vita dal ragazzo al quasi uomo, e fu accompagnato da quella straordinaria impresa del Bari di Antonio Conte. Quindi io quella stagione lì, in parallelo con l'ultimo anno di scuola superiore, la metto sicuramente al primo posto del podio delle mie esperienze, delle esperienze di cui ho memoria da quando seguo il Bari. Poi chiaramente quel gol, mi associo al 100% con quel gol di Antonio Cassano in quella partita straordinaria con l'Inter. Io ero, diciamo, un po' più piccolo, erano 10 anni prima. Rispetto alla promozione, ero un po' più piccolo, facevo la quinta elementare, quarta elementare. E quindi, diciamo, negli occhi del bambino. Era lo stadio, Riccardo? O l'hai vista? No, la vidi da casa. La vidi da casa perché, insomma, a 9 anni avevo sempre bisogno di qualcuno che mi accompagnasse allo stadio, e non sempre era facile trovarlo. La vidi da casa, però ovviamente poi mi ricordo che quella partita fu di sabato sera, se non sbaglio, Sì, e comunque confermo. il lunedì dopo a scuola non si faceva altro che parlare di quel gol di Cassano, che era ai più uno sconosciuto, almeno per noi bambini era uno sconosciuto, e da quel momento è diventato il punto di riferimento di tutti i ragazzini di Bari, come ero io all'epoca. E intorno a quel gol c'è anche un aneddoto da raccontare, cioè pochi giorni dopo che Cassano segnò quel gol fantascientifico, mia nonna mi portò in cattedrale per una funzione religiosa, e da quelle parti c'era Antonio Cassano con un capannello di amici, e io volevo a tutti i costi che Antonio Cassano mi Autografo. facesse un autografo, visto che all'epoca non c'erano i cellulari per fare il selfie, quindi mi dovevo, tra virgolette, accontentare dell'autografo. E dissi a mia nonna: nonna, per favore, hai un pezzo di carta? E mia nonna non aveva un pezzo di carta, l'unica cosa su cui scrivere che aveva erano 10.000 lire. E io mi presentai davanti ad Antonio Cassano con questa 10.000 lire, lui però l'autografo non me l'ha fatto, quindi diciamo Perché? che io sono. Non sapeva scrivere. Diciamo, no, diciamo che prima di me c'erano altre signore che volevano l'autografo per i propri figli, quindi ero l'ultimo, e lui, diciamo, che aveva un po' perso la pazienza, e quindi prese il motorino, si girò e se ne andò. Io rimasi con questa 10.000 lire in mano davanti alla cattedrale. Vabbè, da quel momento, diciamo che la mia stima per Antonio Cassano è andata a Calato. decrescere. Vabbè, diciamo che è stato un brutto presagio quel mancato autografo. Era l'inizio della carriera, poi insomma abbiamo visto un pochino quello che ha combinato. Ma no, io riflettevo su un'altra cosa che hai detto. Il lunedì a scuola, il tifoso del Bari, il bambino tifoso del Bari andava a testa alta a scuola, perché insomma aver battuto l'Inter, quindi immagino li sfottò verso i bambini tifosi dell'Inter, cosa che purtroppo ormai, insomma, diciamolo chiaramente, bambini che tifano Bari sono veramente pochissimi, quindi è qualcosa che chissà se un giorno tornerà, quindi un Bari ad alti livelli che va a confrontarsi con grandi squadre e addirittura a vincere. Purtroppo il Bari ha perso i bambini, ha perso i piccoli tifosi, questo lo dobbiamo dire. Ormai il Bari è seguito dai nostalgici, dai tifosi più attaccati, dallo zoccolo duro famoso, però bambini che tifano Bari sono veramente pochi e bisogna fare qualcosa per le nuove generazioni, Riccardo. Sì, assolutamente, va recuperato. Diciamo che l'esempio di Cassano forse non è il più efficace, perché Cassano poi ha di fatto sprecato l'enorme talento che aveva,
Però per un bambino all'epoca, come ero io, a vedere un ragazzo che era sì più grande, ma non tanto più grande, sono stati 7-8 anni più grande rispetto a me, poteva avere l'età dei miei cugini, vedere un bambino, un ragazzo come Antonio Cassano, barese, e in cui potersi identificare, che fa quel gol meraviglioso contro una squadra fortissima come era l'Inter, quello secondo me è stato un grosso incentivo per i ragazzi della mia generazione, quindi quella degli anni 90-2000, per tifare il Bari. Ovviamente è da un po' di tempo che ci manca un talento barese nel Bari. Io spero, mi auguro che capiti il prima possibile di riavere un ragazzo del settore giovanile in squadra, perché ripeto, secondo me è l'incentivo numero uno, a parte poi l'eredità tralasciata dai genitori o dai nonni nel tifare una squadra. Però se uno si deve innamorare ex novo del Bari, sì, Antenucci fortissimo, però io sono ragazzino, mi vado a vedere Messi, vado a vedere Cristiano Ronaldo, certo, vado a vedere Neymar, e comunque stiamo parlando di un altro calcio, per quanto Antenucci per la Serie C sia una star assoluta. Ma ha colpito, guarda, a proposito, una notizia che niente, però giusto per intenderci, che mi ha dato mio figlio qualche ora fa. In pratica ci sono dei suoi amici, quindi coetanei, quindi parliamo di bambini di 11 anni, che erano a questo punto, devo utilizzare purtroppo, devo utilizzare questa espressione, erano tifosi del Bari. Fino all'anno scorso andavano a vedere gli allenamenti, magliette, non si perdevano una partita. Da quest'anno hanno mollato, stanno seguendo la Serie A, stanno seguendo l'Inter, il Milan, le grandi squadre. E questa è una brutta notizia, perché vedevo in quei bambini proprio la speranza, perché erano veramente delle mosche bianche. Tra l'altro non vivono neanche a Bari, anche se sono d'origine barese, però vedere questi bambini a Monopoli girare con le maglie del Bari, tifare Bari, non perdersi un allenamento, e sapere che da quest'anno non stanno seguendo più il Bari dopo la delusione della finale persa con la Reggiana, mi ha fatto molto male e mi ha fatto molto riflettere. Poi uniamo a quello che hai detto tu, insomma, tutto torna. Peccato, peccato, che speriamo in futuro di rivedere il Bari in Serie A, di rivedere il Bari a competere con le grandi squadre e avere soprattutto nuovi tifosi. Bene, andiamo avanti, leggiamo qualche messaggio. Vi ricordo il sondaggio odierno, il sondaggio nostalgia: quale la più grande o quali le più grandi gioie da quando seguite il Bari? Antonio ci scrive: l'ultima promozione coincisa con la festa di San Nicola ha commosso tutti, quindi la stessa che faceva, che citava Riccardo. Poi Alessio: tutte le promozioni in A sono state gioie immense, la partita singola Bari-Inter 2-1 e Ninaia e magia del pibe di Bari, poi Lazio-Bari 1-2, doppietta del Cobra, ero presente. Sì, anche quella fu una gran bella partita, ma parliamo anche di altre annate. E poi, riferendosi a quello che stavamo dicendo su Cassano, dice Alessio: speriamo che nel figlio Christopher, che gioca nelle giovanili dell'Entella, speriamo che non abbia preso dal padre, almeno dal punto di vista della testa. Poi Carlo: le promozioni in Serie A del 96-97, del 2008-2009, senza ombra di dubbio, queste le mie più grandi gioie. Poi Giuseppe: io sono legato al Bari di Fascetti e alle vittorie al Meazza con i compianti Mancini e Ingesson. Il Bari di Ventura non lo reputo da impazzire, sia per la discontinuità nel girone di ritorno, ma soprattutto per lo scempio dell'anno successivo. Vabbè, là mettiamoci anche quello che poi accade nel girone di ritorno del primo anno, perché il Bari lì si perse un pochino. Ci furono delle brutte partite, penso a quella di Siena. Il Bari poteva tranquillamente raggiungere l'Europa, però per una serie di motivi che non stiamo qui ad indicare, non riuscirono nell'impresa. Però sì, anche col primo campionato si concluse, sì, col decimo posto, però si poteva fare sicuramente meglio. Andiamo avanti, occupiamoci brevemente del Bari dei giorni nostri. Ieri allenamento, ieri mattina, seduta d'allenamento divisa su due moduli di lavoro. Chi ha giocato più tempo nella sfida contro la Juve Stabia si è dedicato alla palestra, lavoro atletico e di scarico e fisioterapia.
Il resto del gruppo ha svolto lavoro atletico specifico, esercitazioni tecniche in campo e partitelle a tema sul campo ridotto. Per quanto riguarda quest'oggi, seduta di rifinitura, la squadra raggiungerà in giornata la sede del proprio ritiro pre-gara in Basilicata, ovviamente per la partita. Scusate, per la partita Potenza Bari. Intanto ieri si è giocato un altro recupero, Palermo-Catania è finito 1-1. Non ho visto la partita, però insomma, ho letto di una partita non eccezionale, sicuramente caratterizzata, Riccardo, dalla presenza in panchina di un solo elemento per il Palermo. Ricordiamo, Palermo afflitto dal Covid, c'era solo il portiere di riserva, un 2002 se ho ben capito, e nessun altro, quindi panchina deserta. Io direi onore e complimenti al Palermo che in pratica ha giocato una partita con 11 giocatori soltanto. Beh, si sì, ha fatto l'impresa il Palermo, anch'io non l'ho vista, però ho letto commenti con la cronaca su qualche sito, ha fatto veramente un'impresa, quel pareggio vale più di una vittoria perché arrivato in quelle condizioni là c'è da prendere esempio perché non era facile, cioè poteva veramente finire in imbarcata, però il Palermo almeno ha compreso lo spirito del derby ed è andato a giocarsela al massimo delle sue potenzialità, che erano comunque poche, ma gli sono bastate per portare via un punto che è oro colato. Intanto poco fa si è tenuta la conferenza stampa di Mirko Antenucci, conferenza che è stata seguita dal nostro Riccardo Resta. Riccardo, allora, cosa ha detto Antenucci? Ma anche lui ci ha detto un paio di cose abbastanza interessanti, iniziando dal gol bellissimo che ha fatto l'altro giorno, ha detto che è uno dei più belli che ha fatto in carriera, che però gli è sempre capitato di calciare da fuori, sia di destro che con il sinistro, ci prova, ma diciamo che è un tentativo che arriva a compimento poi di una serie di allenamenti, anche su questa specialità, ha detto che ci vuole fortuna, ma anche duro lavoro per fare un gol del genere. E su questo io non Siamo ho tutti dubbi. d'accordo. È tornato anche sull'aspetto tattico, ha detto che questa cosa del centravanti, Sì, Montaldo. dei numeri è una cosa che appassiona più noi giornalisti che lui. Ha detto che per lui nel modo di intendere il calcio di Autieri ci sono sempre tre attaccanti che devono fare dei movimenti diversi ma complementari, se uno attacca la profondità gli altri due avevano incontro e viceversa. Ha detto Montalto ci darà una mano perché può dare delle soluzioni in più, e ha detto con il mister c'è un gioco diverso rispetto a quello al modo classico di interpretare il 3-4-3. Sulla partita con il Potenza ha detto che sarà una gara difficile su un campo difficile, la squadra deve prepararsi bene, Vediamo che si Palermo gioca su sintetico. si gioca sul sintetico, sì, e la squadra deve prepararsi bene per dare continuità alla vittoria di domenica. Parlerà della Ternana soltanto dopo aver, diciamo, Giocato. messo in cantiere la vittoria con il Potenza o comunque la partita con il Potenza. Ci auguriamo tutti, lui prima di tutti, che sia davvero una vittoria. Poi per il resto non ha detto nient'altro di particolarmente interessante, è tornato sul lato estetico, cioè del fatto che il Bari debba ricercare il bel gioco, ha detto che il bello è qualcosa che appartiene a chi giudica, non a lui che insomma è il protagonista attore di questa bellezza presunta tale. Ha detto che a lui non interessa tanto il bel gioco, gli interessa il gioco, cioè una struttura tattica, un concetto, un'idea che però deve essere sempre funzionale a raggiungere il risultato e poi a raggiungere l'obiettivo massimo che è quello di vincere il campionato. Sulla partita di Foggia ha detto che non è necessario, non serve più a nulla ripensarci, ha detto che si sono guardati negli occhi e sanno dopo la partita di Foggia, sanno che c'è una responsabilità gravosa sulle loro spalle, lo sanno più in maniera maggiore rispetto a quello che accadeva prima della partita di Foggia, e ha detto che per lui il senso di appartenenza è una cosa molto importante, dovunque è stato ha sempre cercato di capire l'umore dei tifosi, di incontrarli per strada. Ed è quello che sta cercando di trasmettere anche ai calciatori, tra virgolette, meno esperti rispetto a lui. Ha detto che il Bari ha ancora tanti margini di miglioramento, che però gara, intensità, rabbia, voglia di vincere, furore agonistico sono caratteristiche che non devono mai mancare. Prima cresceremo, prima arriveranno i risultati.
Perfetto, perfetto, chiaro ed esaustivo Riccardo, quindi nel riportarci le parole di Antenucci, diciamo che hanno parlato del Covid, no? No, non si è parlato di Covid. Va bene, ok, allora andiamo avanti. Vi ricordo il sondaggio odierno: qual è la più grande gioia da quando seguite il Bari? Andiamo avanti, rassegna stampa. Gazzetta dello Sport: non c'è solo Antenucci, Montalto fa volare il Bari, i due attaccanti hanno schiantato la Juve Stabia, ma Autieri aspetta segnali anche dalle altre punte. Poi Corriere dello Sport: Bari, la riscossa passa dai bomber, domani la trasferta Potenza, poi il big match con la Ternana. Da Montalto al solito Antenucci, gli specialisti rilanciano Autieri, due acuti per riprendere la corsa. Poi Corriere del Mezzogiorno, anche qui si parla ovviamente di attaccanti, Antenucci, Montalto, l'intesa c'è, il Bari trova i suoi gemelli del gol, i biancorossi domani a Potenza dopo la prova positiva contro la Juve Stabia. Riccardo, quindi giornali che hanno celebrato la prova offerta dagli attaccanti del Bari, dai due attaccanti del Bari, ha giocato anche Maras, sono entrati anche Citro, Dursi, però diciamo che sugli scudi ci sono ovviamente Montalto e Antenucci. Io invece ti chiedo come hai visto la difesa del Bari con Perrotta al posto di Sabbione, perché se vogliamo non ne ha parlato quasi nessuno. Sabbione è stata un'esclusione eccellente, perché è sempre titolare inamovibile insieme a Di Cesare, ha pagato magari la non grandissima prestazione di Foggia e quindi hanno provato questa difesa con Celiento, Di Cesare centrale, per rotta sinistra, e ti chiedo com'è andata. No, secondo me non è andata male. Sabbione è un giocatore molto più fisico, è un marcatore di quelli all'antica, invece con Perotta e Celiento c'è un minimo più di rapidità e serviva, perché sulle fasce la Juve Stabia ha saputo pungere, sapeva come far male al Bari, perché aveva delle soluzioni interessanti. Il terzino destro, quello che quindi giocava dalla parte di Perotta, è veramente un bel tipo, penso che vada tenuto sotto controllo, perché è un elemento interessante. Io credo che Perotta abbia retto tutto sommato bene, secondo me è una soluzione da rivedere, anche perché per come la vedo io Di Cesare rende meglio nel ruolo di Sabbione che invece nel ruolo di Perotta, quindi secondo me non è un assetto malvagio. Autieri probabilmente lo riproporrà nelle prossime uscite. Sono d'accordo con te, da rivedere sicuramente questo assetto. Allora, siamo giunti al momento dell'intervista nostalgia di questa settimana. Con noi quest'oggi un doppio ex di Bari e Potenza. Saluto e ringrazio per essere con noi l'ex calciatore, tra le altre, anche di Siena, Taranto e Regina, Maurizio Gridelli. Buon pomeriggio, Maurizio. Grazie a voi, buon pomeriggio. Con me il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Grazie. Ciao Maurizio, buonasera. Ciao. Se avete domande da rivolgere a Maurizio Gridelli, il 393-949-7483, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker. Allora Maurizio, partiamo subito da te, noi ci piace farci un po' i fatti dell'intervistato. Di che cosa ti occupi ora? Aggiorniamo un pochino i tifosi del Bari, sei ancora nel mondo del calcio, dove vivi? Allora, io niente, col calcio in pratica ho finito, ecco, vado a vedere ogni tanto qualche partita, ma è proprio una cosa sporadica. E, diciamo che a livello di qui mio regionale ho finito nel 2012, qui vicino, e dopo ho smesso, e perciò col calcio vado solo, senza impegni, vado a vedere qualche partita. Come mai questa scelta? Ma niente, perché dopo quando si perdono un po' gli stimoli, diciamo che lo stimolo principale sarebbe stato bello averlo anche a livello professionistico, dopo lì non sono riuscito e poi piano piano è venuto semando questa cosa, ecco. E vivi a Rimini, se non sbaglio, no?
Allora, il paese è San Mauro Pascoli, in provincia di... Sì, è Forlì Cesena, Ah, ok. diciamo Forlì è la provincia, però io sono nel mezzo fra Cesena e Rimini, quindi siamo proprio qui nella Romagna piena. Nel cuore della Romagna. La Sì. tua carriera è iniziata nel 1978 e terminata a fine anni 90. Ecco, che giocatore era Maurizio Gridelli? Ricordiamolo magari per qualche giovane tifoso all'ascolto che non ti ricorda. Sì, ecco, allora io ho cominciato, diciamo, a, sì, verso la fine degli anni 70, però ecco, il campionato principale è stato la Serie D del 78, che una volta non Sì. c'erano, diciamo, i giovani giocavano se erano all'altezza, ecco, non dovevano giocare per forza. Poi dopo sono partito nel 79 nella Primavera del Toro. Lì sono stato 2 anni e poi da lì nell'81 è cominciato il professionismo, diciamo, ecco. Io comunque sono stato 4 anni in giro in prestito col Torino, fino poi, ecco, l'81 a Siena, no, scusa, l'81 a Rende, poi 2 anni a Siena e poi c'è stata la parentesi del Bari 84-86. Ecco, ma che Così. giocatore? Tu eri un difensore? Che tipo di difensore Allora, una volta si giocava sulla eri? A marcatura, uomo, io certo. ero abbastanza rapido, veloce, allora io marcavo, diciamo, uomo il trequartista, la seconda punta, oppure l'esterno. Tutti quelli che erano più rapidi, Più rapidi. veloci, noi ci dividevamo i compiti. Quello più alto teneva, diciamo, la Lo punta stopper. centrale, numero 9. Certo. E gli altri, quello che girava un po' più, 7, 11 marcavo e io. 10, no? Come? Tu marcavi o il 7 o l'11 o il 10. Esatto. Sì, diciamo sì, se vogliamo individuare quei numeri, il 10 no, perché il 10 una volta era, diciamo, il regista. Regista. Sì, era il 7, era l'11, comunque tutti i tippetti rapidi. Avrebbe fatto comodo al Bari. Dei giorni nostri, uno come Maurizio Gridelli, perché sì, è vero, c'è Celiento, però manca magari un difensore rapido. Molti tifosi l'avrebbero voluto. La tua è stata una carriera abbastanza lunga. Ecco, ti chiedo come è cambiato il ruolo del difensore nel corso degli anni, se è cambiato. Sì, è cambiato parecchio, dopo li abbiamo visto anche difensori bravi, però è tutto un atteggiamento, diciamo, generale molto diverso, non è questione di un giocatore, qui è proprio tutto un modo di pensare diversamente. Adesso le marcature uomo, diciamo, non ci sono quasi più, cioè, io non le vedo. In più, questa lassità, come dire, in area. Una volta non c'era, diciamo che nei 16 metri si marcava, ecco. Invece adesso si scambiano gli uomini, lo prendo io, lo prendi te, alla fine prendi gol. Ne sa qualcosa magari, ne sanno qualcosa magari squadre anche come l'Inter che sta facendo Sì. molta fatica anche dal punto di vista difensivo. Maurizio, hai militato in diverse piazze, in tante piazze. L'annata più bella, qual è stata? Dunque, secondo me l'annata più bella a livello professionistico è stata in Serie A nel Bari. Lì sono stato molto molto bravo, diciamo, bravino, ecco, via. Adesso non mi voglio troppo. Autocelebrare. Perché lì devi sommare la categoria, quello che sei capace a fare te, ecco. Puoi essere bravo anche in Serie C, però è la Serie C. Invece poi se sei bravino in Serie A. Quindi è meglio, In quella diciamo, Serie A poi, eh? in quella Serie A, sì, però io sono anche molto, cioè, mi critico anche un po' perché l'anno prima, ad esempio, non sono andato bene. Ecco, io sono stato lì nell'84, la Serie B, noi l'abbiamo vinta abbastanza bene, però io non ho dato il mio contributo come l'anno dopo, ecco. E lì un po' mi dispiace, però mai. Torneremo a parlare del Bari. Tu sei un doppio ex di Bari e Potenza. Sei stato in Basilicata nella stagione 92-93. Che esperienza fu quella di Potenza? Quella era un'esperienza anche quella bella, perché lì ero un po' più Vabbè. vecchietto, quasi fine carriera, tutta una situazione molto diversa, anche l'ambiente, e quindi
cioè fare un rapporto bari potenza è impossibile, anzi non si può fare, ecco. Cambiano le situazioni, cambiano le categorie, perché di Serie A, Serie B non è la Serie C. Però io sono stato bene, diciamo, non ho problemi, io sono stato molto bene in giro. Poi bisogna sempre considerare che quando te stai bene vuol dire che le partite le vinci anche, perché l'ambiente è più carico, è più sereno, perciò dopo dipende anche come vai con la squadra. Bene, diamo spazio ai tifosi. Allora, salutissimi a Maurizio Gridelli, ti dice Pasquale, che ricordo bene con la maglia biancorossa. Ti saluto, io vivo a Sant'Arcangelo di Romagna, sì, quindi molto vicino a te. Quindi saluti, sì, da Pasquale. Poi Alessio, sì, un saluto affettuoso a Maurizio. Quel Bari dove tu giocasti in Serie A retrocesse, ma riuscì a battere la Roma e il Verona che faceva la Coppa dei Campioni. Cosa mancò a quel Bari per riuscirsi a salvare? Qual è il più grande rammarico, poi, tra l'altro, della tua carriera, ti chiedono? Sì, e dunque quel Bari lì, io ricordo, adesso sono passati anche 35 anni, comunque noi fuori casa il nostro dovere l'abbiamo sempre fatto, diciamo. Dopo poi qualche punto in più l'abbiamo perso a delle vittorie, perché non siamo riusciti a fare quel passettino in più. Lì qualche punto l'abbiamo lasciato perdere. Poi dopo, come succede sempre nei campionati da maggio, non siamo riusciti a fare il saltino di qualità e abbiamo perso un po' di punti con l'Avellino, abbiamo perso in casa con la Fiorentina sul rigore, cioè abbiamo sbagliato il rigore noi, insomma qualcosa abbiamo lasciato. E poi dopo non recuperi più, ecco, la Serie A così non ti perdona. Ecco, ti ricordi il tuo passaggio al Bari? Tu giocavi nel Siena, chi ti contattò, come andò la trattativa, come ti ritrovasti a Bari? Allora, questa è stata una cosa anche bellina, perché io sono stato, diciamo, 4 anni in prestito col Toro. I primi 3 sono stato una Rende e 2 a Siena. Quando sono stato, diciamo, nell'estate dell'84, io ho contattato Moggi, che lui era direttore generale del Toro quella volta, e mi ha fatto scegliere fra il Vicenza e il Bari. Quindi mi ha detto lui: o vai a Bari o vai a Vicenza. E io ho scelto Bari, e così è venuta fuori questa situazione, e così, sempre in prestito il primo anno. Poi dopo mi hanno riscattato Matarese, Janic, Sergianic, Bolchi, e mi hanno riscattato e ci sono rimasto in Serie A. Quindi Luciano Moggi decise, ecco, diciamo. Luciano Moggi, diciamo, ti mise davanti le due possibilità e tu in quell'occasione, sì, hai, sì, scelto Bari. La partita più bella invece giocata col Bari, da Maurizio Gridelli? Dunque io mi ricordo, sì, in casa contro la Roma ho fatto anche 2 belle partite, perciò in casa abbiamo vinto 2-0, a Roma abbiamo perso, però io personalmente avevo fatto discretamente, perché lì c'era Bruno Conti, che se sei un po' sottotono quello ti prende in giro. E poi ricordo anche, non so, contro il Milan lì abbiamo pareggiato, e anche le altre partite, anche l'esordio contro la Sampdoria alla fine abbiamo perso, però non era andato male, ecco, via. C'è qualche giornale che ne parla. Ecco, ricordiamo, per te 17 presenze in Serie A, quindi non poche. Sì. Ti chiedo se sei ancora in contatto con qualche compagno di squadra del Bari dell'epoca, e ti comunico che la settimana scorsa abbiamo avuto qui ospite Gigi Imparato. Ah, ok. Io purtroppo no, adesso l'unico che abbiamo messaggiato un paio di volte è stato Terracenere. Angelo, perché sì, niente, lui, i tifosi volevano la maglia, dopo lui mi ha messaggiato, che okay, è così, però no, personalmente a voce non l'ho sentito. Dopo altri, no, tipo Loseto, cioè De Trizio, chi c'era poi, i baresi proprio, Cucovillo, ecco, questi no, non li ho sentiti, però se per caso capito là, mi faccio sentire sicuramente da loro, con loro. Da quanto tempo manchi da Bari? Dunque, proprio Bari, non mi ricordo neanche più, se sono proprio l'ultima volta che ci ho giocato contro, probabilmente. Dopo non le ho più viste le partite, perché io, ecco, ad esempio, la partita a San Nicola non le ho mai viste.
Quindi parliamo del 90, anche prima, eh? Prima di Messi, certo, è stato inaugurato, sì, sicuramente prima del 90. Invece ti chiedo che rapporto avevi con l'allenatore dell'epoca, che era Bolchi? Sì, era Bruno Bolchi. No, no, sempre buono, sempre schietto. Io ogni tanto volevo giocare, però lui sicuramente aveva la sua idea in testa della squadra. E comunque quell'anno appunto della Serie B 84-85 io non ero proprio collegato bene, diciamo, col campionato, ecco, con la squadra. Perciò aveva ragione lui a non farmi giocare. Non sempre, ecco. Diciamo Quello col senno di lo devo poi, dai ragione ammettere al mister. Ecco, dopo 35 anni, 36 anni lo ammetto, ecco. se pensi all'esperienza di Bari, c'è qualche aneddoto, qualcosa di che ti è rimasto nel cuore, qualcosa, non so, legato ai tifosi, legato a qualche partita, qualche aneddoto anche accaduto magari fuori dal campo, magari, che ne so, al campo d'allenamento, qualcosa che ogni tanto ti ricordi? Sì, vabbè, lì a Bari lì è stato, diciamo, il primo anno in una città così, in uno stadio del genere, è stato il primo anno, quindi mi ricordo anche quando ci siamo presentati il primo giorno d'allenamento, dopo il ritiro ci saranno state, credo, 3.000 persone, Mamma ecco. mia. Ecco, e quindi mi ricordo, diciamo, quel giorno. Poi mi ricordo anche le file interminabili che facevano quando giocavamo in casa. Delle volte facevamo fatica a passare, diciamo, a arrivare allo stadio, ecco. Un'ora prima della partita siamo arrivati, forse una volta, anche meno. Vabbè. Vabbè, Perché sì, c'erano contro l'Inter, contro la Roma, contro la Juve, così, ecco. Vabbè, della vittoria sicuramente non è il San Nicola dal punto di vista insomma, del traffico, sicuramente posizionato in maniera diversa. Vi ricordo che siamo in diretta con il doppio ex di Bari e Potenza, Maurizio Gridelli. Veniamo al Bari dei giorni nostri. Segui ogni tanto il Bari, qualche risultato, qualcosina oppure niente? Io vedo solo i risultati, diciamo, alla fine, così. Però naturalmente non posso sapere bene le cose come stanno, ecco. Però vedo che un po' arranca. Quella è una situazione, diciamo, che mi va un po' stretta. Beh, sì, sicuramente in Serie C magari il tifoso del Bari si aspetta qualcosina in più. Prima di andare da Riccardo Resta, ti faccio una domanda relativamente difficile, credo. Si affrontano Bari e Potenza, per chi farai il tifo? Ma io cioè, credo che il Bari fatica a rispondere a una domanda perché non conosco bene le situazioni tecniche della Sì, ma squadra. il cuore cosa ti dice? Il cuore ti dice più Bari o Potenza? Ma è fatica a rispondere a una domanda del genere, dai. Io penso che se sia per me, cioè, Bari è stata una situazione molto diversa, però il cuore è una cosa, il campo è un'altra. E quindi non so, io la metterei a pari, ecco, perché non voglio far torti a altri, Hai ragione, hai ragione. È una perché domanda cattivella è una domanda cattiva, il 50% dico bene, il 50% dico male, fatica. Hai ragione, Maurizio. Andiamo da Riccardo che ha delle domande un po' più tecniche per te. Vai, Riccardo. Sì, ciao di nuovo. Io volevo fare una domanda, diciamo, all'ex difensore. Il Bari gioca con la difesa a 3 e molto alta, ma con soli due uomini a centrocampo a protezione. Adesso quali vantaggi o svantaggi può comportare? Dunque, la difesa 3, come la vogliamo intendere noi, può fare. Sì, ho il bello o il cattivo tempo, secondo me, però io dopo la difesa 3 potrebbe lasciare un attimo sguarnite un po' le fasce, e poi, sai, quando il difensore corre verso la propria porta non va mai bene. Però lì bisogna avere i tempi giusti. Il calcio è fatto di tempi. Se la squadra è armonica, tutte le cose vanno bene, il 4-4-2, il 3-5-2, sono tutte cose che vanno bene. Bisogna vedere come uno la interpreta e come sono i giocatori a livello, diciamo, tecnico-tattico, ecco. Tutte le cose possono andare bene, tutte le cose possono andare male. Io però quando io correvo verso la mia porta ero in difficoltà, dopo lì dipende come la si vuole vedere.
Seconda domanda di Riccardo, vai Rick. Sì, la classifica del girone C, della serie C, è un po' spuria perché c'è stata la squalifica del Trapani e poi ci sono tanti casi Covid che quindi stanno portando rinvii su rinvii di tante partite. Per un calciatore il fatto di avere davanti una classifica incompleta, come può essere gestito psicologicamente? Un vantaggio o uno svantaggio? Tante partite che non si sono giocate. Sì, non è una cosa, diciamo, che può avere un effetto benefico questa cosa, cioè, però visto che non si può fare meglio, però uno dice, sì, vabbè, c'ho 3 punti in meno, adesso devo recuperare una partita, adesso la vediamo, cioè teoricamente sei a pari, come succede adesso, che la Ternana è un po' più avanti, però è una partita in più. Per certo, dirti, certo, esatto. Però sto vedendo che il Teramo ha 17 punti e deve recuperare 2 partite, quindi potrebbe andare a 23 e prima in classifica, cioè è una cosa un po' così particolare. Certo. Non è come una volta si giocava la domenica, è buona, era tutto chiaro, ecco. Certo. Infine, Maurizio, ti chiedo se hai un messaggio da rivolgere ai tifosi del Bari che ti stanno ascoltando e che ti salutano. Tanti messaggi belli per te. Sì, sì, io a Bari, guarda, gli auguro di riprendersi dove la classifica e la città merita. Quindi diciamo una Serie A, oppure se proprio deve andare male, una Serie B alto livello, ecco. Cioè, non di meno, ecco. Perché poi dopo c'è il discorso anche societario lì, con i giovani, deve avere un ambiente, diciamo, positivo, non negativo, ecco. Perfetto, io con questo ringrazio l'ex calciatore del Bari, Maurizio Gridelli, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Maurizio, è stato un piacere averti con noi, un forte abbraccio, alla prossima. Grazie mille a tutti voi, grazie. Ciao, grazie Maurizio, ciao. E allora, questo Maurizio Gridelli, un personaggio molto molto simpatico, poi l'accento romagnolo è sempre, sempre bello da ascoltare. Riccardo, che impressioni? Sì, vabbè, a parte che anche a me l'accento romagnolo insieme al toscano mi fanno tanta simpatia, quindi è fantastico, veramente molto bello da ascoltare. No, mi è piaciuto quando ha detto, praticamente ha fatto capire che all'epoca sua i difensori difendevano e oggi invece fanno un po' le belle statuine, le ballerine, però è anche vero, nel senso, in Serie A, ma non solo in Serie A, in tutti i maggiori campionati il numero di gol che si segnano a partita sta crescendo esponenzialmente, e invece una volta almeno la Serie A, il calcio italiano in generale, era conosciuto per essere quello più tattico, quello con le difese più arcigne. Secondo me quest'anno almeno sicuramente in Serie A, ma forse anche nelle serie inferiori, cadrà il mito dello scudetto va a chi prende meno gol. Sì, sicuramente. Sentivo ieri che ci sono stati prima di questo turno soltanto 2-0-0, sentivo, in Serie A ovviamente, quindi figuriamoci. C'è un altro messaggio che devo leggere di Aldo, che in riferimento al sondaggio sulle gioie biancorosse dice: la promozione in A del 93-94 col Materazzi in panchina e qualche barese molto forte in campo, Bigica e Amoruso su tutti, una bellissima cavalcata conclusasi al secondo posto dietro una Fiorentina di altra categoria. E già ricordiamo anche quella bellissima annata. Bene, è veramente tutto anche per quest'oggi. Io saluto e ringrazio il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Ciao Riccardo, grazie mille, alla prossima. Ciao Nicola, un saluto a te, agli ascoltatori, ci sentiamo alla prossima. Buona partita per domani. Grazie Riccardo, l'appuntamento con Tanto lo capirai è sempre per domani alle 14, sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa, forza Bari e ciao. Tanto non capirai.